Ciao ragazze, oggi risponderò alle 11 domande del video tag My Hair Story. Con quale tipo di capelli sei nata? Sono nata senza capelli, nel senso che avevo solo quella pelurria che hanno i neonati appunto che nascono senza capelli. Come sono cambiati i tuoi capelli nel corso degli anni? Nel corso degli anni i miei capelli sono cambiati molto perché ho cambiato tantissime pettinature, lo potete vedere dalle foto che ho disseminato qua e là nel video. Un altro cambiamento importante che ha caratterizzato i miei capelli è il fatto che da bambina ero biondissima, mentre in età adulta sono diventati biondo cenere. Qualche ricordo divertente legato ai tuoi capelli. Il ricordo più divertente legato ai miei capelli riguarda proprio quel colore molto chiaro al quale accennavo nella domanda precedente, perché quando ero bambina, negli anni 80, già del Novecento, che cretina che sono oggi, comunque negli anni 80 i miei avevano una casa ad Alassio in Liguria, che soprattutto all'epoca era molto frequentata da turisti tedeschi, e capitava che bambini più o meno della mia età, quindi 6 o 7 anni, che magari volevano giocare con me in spiaggia piuttosto che ai giardini pubblici, mi approcciassero in tedesco pensando, in base ai capelli biondi che avevo, che fossi anch'io una tedesca, per cui la cosa mi faceva molto sorridere, perché poi rimanevo lì imbambolata, non sapevo rispondere. Poi ero molto timida da bambina, quindi insomma facevo proprio una figura già all'epoca delle figuracce. Hai mai fatto qualche disastro con i tuoi capelli? In generale, disastri con i miei capelli non ne ho fatti più di tanti perché sono sempre stata molto attenta alla salute dei capelli e posso dire di non aver azzeccato molti tagli, quello sì. Hai mai colorato i tuoi capelli? Se sì, quando? Sì, ho colorato i miei capelli in passato, quando avevo all'incirca 20 anni, diciamo gli anni dell'università. Però non andando dalla parrucchiera, ma colorandoli in casa con quelle tinture che esistono ancora oggi. Mi ricordo in particolare quelle riflessanti della Garnier, li coloravo di rosso. Hai fatto pace con i tuoi capelli? Ad oggi posso dire di aver fatto pace con i miei capelli, nel senso che li ho accettati per come sono. Una volta li stiravo al massimo, addirittura arrivavo ad usare anche la piastra. Poi ho capito che era solo uno stress, la piega durava a malapena un giorno, a meno che non andassi dalla parrucchiera, ma io non ho voglia di andare dalla parrucchiera, e quindi niente, li ho accettati e adesso li asciugo così naturali, possibilmente all'aria aperta, cerco di usare il phon il meno possibile, però insomma li lascio così come sono. I tuoi tre prodotti top per i capelli senza i quali non puoi vivere. Per lavarli utilizzo questi due shampoo che sono il Baby Shampoo Johnson's e l'Hydra Ricci di Fructis. Prima di asciugarli applico questa crema trattamento definizione e controllo della sembra della linea Fructis di Garnier che dà appunto definizione alle onde e toglie il crespo e con questa crema mi trovo benissimo. Il tuo stile di capelli su cui puoi contare sempre. Lo stile, chiamiamolo così, di capelli sul quale io posso contare sempre è in realtà la loro natura, nel senso che ho dei capelli che crescono velocissimamente, per cui non posso strutturarli all'interno di pettinature troppo ricercate, troppo elaborate, perché durerebbero pochissimo. Da una parte, per carità, è un pregio, però insomma è un'arma a doppio taglio. Per cui veramente il mio stile è lasciarli più naturali possibile. I tuoi consigli, suggerimenti o trucchetti preferiti per i capelli? Credo che il miglior consiglio che si possa dare a chi vuole prendersi cura dei capelli è rispettare la loro natura, quindi non aggredirli con tinture troppo aggressive, con trattamenti estremi come possono essere le piastre, appunto le stirature, e non eccedere nei lavaggi e niente, insomma, anche avere cura dei capelli anche dal punto di vista interno, per cui con l'alimentazione e fare attenzione a tutte queste cose. Chi ammiri per i capelli? Chi ammiri per i capelli? Chi ammiro per i capelli? Boh. Che razza di domanda è questa? Non lo so. Cosa ami dei tuoi capelli?
La cosa che amo di più dei miei capelli è la velocità con cui crescono, forse l'ho già anche detto prima. Ovviamente può essere un'arma a doppio taglio perché per quanto riguarda le tinture e le pettinature molto ricercate, in pratica le fa decadere nel giro di pochi giorni, proprio poche settimane.